Per risolvere la crisi climatica abbiamo bisogno di investimenti e abbiamo bisogno di investimenti che siano volti a preservare, conservare e costruire un futuro sostenibile per le generazioni correnti e soprattutto per le prossime generazioni. Chi è che fa gli investimenti? Certo, noi tutti i giorni, ma soprattutto le banche. Le banche sono istituti e istituzioni che hanno il potere di aiutare concretamente a contrastare la crisi climatica. Questo è quello che dovrebbero fare, perché le banche o finanziano la crisi climatica o non la finanziano. Non c'è una via di mezzo. O la finanziano oppure aiutano a contrastarla, aiutano a risolvere il cambiamento climatico. C'è un dato molto interessante che è quanti soldi hanno dato le 60 maggiori banche al mondo alle aziende del fossile fra il 2016 e il 2021. Sono 4.600 miliardi di dollari. Per avere un termine di paragone, 750 miliardi di dollari sono i soldi che sono stati dati, che sono stati allocati per il Next Generation EU, il piano che ci serve, che serve a tutta l'Unione Europea per riprendersi dalla pandemia. Ecco, capiamo quali sono le differenze e qual è la portata differente di questi numeri. Le banche possono aiutare a risolvere la crisi climatica, che inizino a farlo.